Giorgio Zito. Maglia bianca, mentre Antonacini è maglia bianca, mentre la Real Fabbrica di Roma un colpettino interamente più fastidico. Inez Baccaro sul pallone, in corsa lunghissima, quasi dal Caro con la mancina, questa è una basta, passa in vantaggio, l'euro massimo con il numero 7. Un pallone di Crescenzo. Dietro Magliano, prego, per la rimessa del contropiede, perché c'è anche la deviazione. Pallone perso, prego, ospite, la doppia con Chiari, l'entrante Baccaro, ancora il gol che ha sboccato la gara, la punizione che non è riuscito a trattenere per Linda Silva. Chiari per il sinistro di Baccaro, potentissimo, la 45, scusate, da giocare nel primo tempo, intanto sulla 2-0 per l'Eur Massimo, un peggio che però può cambiare la rincorsa di Santo Massimo, parte col destro, Forchetti. Cosa sta per fare Marco Mozzi al termine del primo tempo? Finisce anche qui, appunto, la prima metà di gara, squadra di posto sul 3-1 in favore dell'Euro Massimo. Noi ci prendiamo una pausa e poi ci ritroviamo per il secondo tempo. Fabbrica Ballaglia, arriva ancora Terlizzi, l'autore del quarto gol per la formazione, la rimette sempre di Terlizzi, quinto gol, la direzione proprio sfortunata, prova a scappare via. È tutto mancino, quindi questo è il Fabbrica, pallone per Crescenzo, palla rovesciata, gesto incredibile di Crescenzo che si merita gli applausi. Era Santo Marco della Cannicchia per giocare a Terlizzi. Corner per la formazione di casa.
Vincenzo che non c'è nulla da fare. Ancora Borsetti. Fabbrica oggi sconfitta dura contro l'Euro Massimo, che ha trovato i suoi primi tre punti, voi ne venivate dal pareggio. Oggi ti chiedo, secondo te cosa non ha funzionato? Ma guarda, io penso che avevamo iniziato anche bene, i primi 3-4 minuti stavamo in partita,
Poi dopo l'episodio dell'espulsione del nostro portiere non è una scusa, non è un alibi, però un po' condiziona la partita. Anche perché avevamo un portiere di riserva, che è il nostro ragazzo che ha l'esordio in Serie B, che è Under, che ha fatto anche una bella partita, però è ovvio che un po' una. Il primo tempo abbiamo giocato, è finito sotto 3-1, ma abbiamo avuto le occasioni per segnare. Poi siamo rientrati, non siamo rientrati in campo, siamo andati subito sotto 5-1 e col portiere poi è normale che si possano prendere i gol, via. Dopo la partita, dopo il 5-1 è finita. Poi ti chiedo, secondo te cosa potete già pensare per la settimana prossima per lavorare? Quindi diciamo a livello mentale, nel secondo tempo come hai detto te, c'è stato un blackout, bisogna lavorare anche su questo aspetto. Sì, hai detto tutto tu, hai ragione, bisogna lavorare su questo aspetto perché finiamo il primo tempo 3-1 ma in crescendo con le occasioni, con varie occasioni da gol, poi rientriamo in campo dopo un minuto, prendiamo due gol, la partita va 5-1 e la partita è finita, e dopo mettiamo il portiere, abbiamo le occasioni, alla prima cosa segnano loro, però ci vuole più cattiveria da parte di tutti, ci saltano troppo facilmente il secondo tempo, mentre il primo era bravi. Bisogna mettersi a giocare un po' più con cattiveria, con grinta, perché sennò il campionato è duro, le altre squadre giocano forti e se noi li guardiamo è dura, è dura. Perfetto, grazie mille, grazie. In bocca al lupo allora. Grazie, lupo, grazie.